Benvenute a tutte sul mio canale. Allora, oggi vi faccio vedere questo progetto, è una borsa con pannello, come potete vedere, molto semplice da realizzare e vi spiego praticamente come realizzare i laterali. Il pannello già è completo di manici, quindi sarà veramente molto molto semplice. Andrò a fare praticamente un punto semplice, proprio perché così anche le principianti possono assolutamente lavorare questa borsa. E per quanto riguarda questo colore, è colore sabbia. Io ho abbinato il nero perché insomma mi piace il nero, però si possono abbinare tanti altri colori e nel box informazioni vi metterò il link per acquistare il kit completo. Nel finale del video vi dico che io ero indecisa tra la cerniera e il bottone. Allora, siccome alla fine ho deciso di fare con i laterali, vedete, rientrati all'interno, quindi ho messo la calamita, quella che si cuce, che voi trovate sempre nel link che vi metto nel box. Per la cerniera invece ho fatto un altro modello borsa che uscirà subito dopo questo, penso dopo 5-6 giorni a questo, perché è quasi terminato, stiamo solo provvedendo alla decorazione. E niente ragazzi, io spero che il progetto vi piaccia e mettete un bel mi piace se vi piace e adesso passiamo al tutorial. Allora, per il nostro tutorial ci occorrerà un cordino da 500 grammi o poco più, una fodera e questo kit set borsa compreso di pannello, vedete, è proprio un pannello con il fondo traforato compreso di manici. Io sotto vi metto anche il link dove potete acquistare proprio il kit completo per realizzare la borsa o solo il set se avete già il cordino e la fodera. In più vi verrà fornita anche la cerniera, che adesso che al momento di colore nero non ho e quindi non vi faccio vedere, però in più, come seguite nel tutorial, ci saranno proprio le stesse misure in modo che potete realizzare la borsa senza nessun problema, ok? Quindi vi metto il link, come vi ho detto, nel box per acquistare il kit completo, oppure vi ripeto, potete anche solo acquistare il pannello se avete già il cordino e la fodera, o comunque volete acquistare un kit invece di un altro colore. Sono disponibili in vari colori. Come potete vedere, c'è già il manico attaccato, quindi sarà veramente molto molto semplice la realizzazione. Niente, andiamo, proseguiamo adesso con il tutorial. Allora, iniziamo il nostro tutorial con l'uncinetto numero 3 e il cordino di colore nero, o voi potete usare un altro colore. Allora, io inizio, vedete, da dove ho questo bordino qua, metto praticamente il lato dritto verso di me e inizio a prendere da questo foro, vedete, dove ho la piegolina, inizio a prendere il mio filato con una solina. Farvi vedere bene, quindi ho anche il dito con il cerotto, quindi oggi vado un po' scomoda. Vedete, creo una solina e vado a crearmi una catenella in questa maniera qui, ok? Filo sull'uncinetto, entro nello stesso foro e lavoro un'altra maglia bassa. Ok? Aspettate, ho messo il filo sull'uncinetto, messo un filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro la maglia bassa senza mettere il filo sull'uncinetto, scusate. Ok? Adesso entro nel prossimo e lavoro due maglie basse nello stesso foro. E faccio questo fino ad arrivare all'angolo, quindi due maglie basse in ogni foro in questa maniera qui. Voi proseguite così fino all'angolo. Allora, una volta vedete che siamo arrivati negli angoli, nell'angolo, scusate, e per ogni volta che arriviamo nell'angolo entriamo, prendiamo il nostro filo e lavoriamo due maglie basse verso questo lato, in questa maniera qui, vedete, una catenella o due, poi dipende insomma voi come avete la mano, ed entriamo di nuovo. Forse voglio mettere il filo sull'uncinetto oggi. Ed entriamo da quest'altro lato e ne lavoriamo altre due. Quindi andiamo proprio a, ecco qua. Può darsi pure che ne dovete fare due, perché dipende dal filato. Quindi secondo me due. Proviamo a farne due. Ecco, facciamone due, che è meglio.
seconde, ne facciamo due. Quindi entriamo nell'angolo, vedete nel foro dell'angolo, andiamo a fare due maglie basse, 2 catenelle, entriamo di nuovo sempre senza filo e non so perché, voglio sempre mettere il filo sull'uncinetto oggi, e di nuovo così. Quindi quando arrivate, vedete, nell'angolo, quindi questi sono i manici, vedete, io ho lavorato il primo angolo, lavoriamo in questa maniera qui. 2 maglie basse, 2 catenelle, 2 maglie basse. Questo lo andiamo a fare per tutti e 4 gli angoli. Per il resto della borsa lavoreremo 2 maglie basse in ogni foro. Quindi andate ad infilare tutta la borsa in questa maniera qui. Allora, una volta vedete che siamo arrivati qua, noi abbiamo iniziato qua, quindi andiamo a concludere con una maglia bassa in questo punto, perché ne abbiamo realizzato ovviamente solo una, perché con una ci siamo legati e l'altra l'abbiamo lavorata. Quindi facciamo così e chiudiamo, praticamente tagliamo il nostro filo. Allora, una volta che abbiamo tagliato il filo, facciamo in questa maniera qui e andiamo a chiudere, come vi ho spiegato, io ho fatto proprio un video, in questa maniera qui il nostro filo. Quindi creiamo la nostra asola, ok? Se non riuscite a vedere bene, andate, io ve lo faccio vedere quasi in tutti i video questa cosa qui, quindi dovreste ricordarvi, nel caso, insomma, andate a vedere il video. Quindi andiamo praticamente a nascondere questo filo, qui abbiamo, vedete, l'asolina che dobbiamo lavorare e questa la andiamo a nascondere all'interno, ok? Adesso passiamo alla lavorazione del laterale. Allora, ci sono due sistemi. Io in questo sistema vi faccio vedere come lavorare direttamente vicino al pannello. È leggermente più scomodo perché ovviamente il pannello è più ingombrante, quindi bisognerà girare in continuazione il lavoro. Oppure l'altro sistema è preparare un pannello a parte e andarlo a legare poi ai laterali. Potete fare entrambe le cose. Sinceramente io preferisco legarmi, cioè andare a lavorare, direttamente qui, così sono sicura della misura. Quindi vado ad iniziare il lavoro. Voglio farvi vedere. Proprio vedete, qui c'è il centro. Allora vediamo se riesco a spostare. Ecco qua. Quindi qui vedete la piegolina, quindi vedete questa piegolina. E io inizio proprio dall'asola che c'è sulla piegolina. E vado a lavorare da qui in poi fino alla piegolina che si trova qui, ok? Quindi vado a lavorare i punti bassi che sono presenti tutti qui. Quindi inizio da destra verso sinistra, perché io sono a destra, che il mancino inizierà da sinistra, ovviamente verso destra. Quindi inizio qua e girerò il mio lavoro una volta entrato qua. Quindi adesso vi faccio vedere come procedere. Allora, praticamente noi non faremo altro, vedete, che creare un pannello che sia all'altezza equivalente a questo, ok? E come primo lavoro andiamo a fare un pannello proprio semplice semplice, a punto basso, un po' perché lo sto lavorando con il nero e quindi se vado a fare un punto un po' più elaborato non si vede bene in video, e un po' perché così come primo video chiunque non ha difficoltà, quindi anche le principianti possono tranquillamente comprare il set borsa e farlo, quindi è veramente per tutte. Poi più avanti vi farò in base al vostro piacimento, se mi dite che è un modello borsa che vi piace, faremo il punto nocciolina, il punto ventaglio, andremo a fare anche tanti altri modelli, il punto onda, insomma, in base ai colori che arriveranno io vi farò anche altri tutorial in modo che poi voi potete variare ovviamente e fare tanti modelli con questa base, con questo pannello borsa. Niente, adesso andiamo a realizzare praticamente un pannello. Voi ne dovrete realizzare due, uno io già l'ho realizzato per farvi vedere, andiamo a farne un altro insieme. Noi praticamente inizieremo a lavorare da qui, vedete dove abbiamo proprio la piegolina, quindi da dove inizia il fondo, perché questo sarà il fondo, ok? E inizio proprio dalla prima maglia bassa che ho realizzato qui, vedete? Prendo il mio filo e andrò a lavorare praticamente. Allora, scusate, ho messo il verso sbagliato. Allora, andrò a lavorare praticamente, vi voglio far vedere bene, e qui si vede bene bene, in questa maniera qui. Quindi non prenderò l'asola completa, ma andrò a lavorare solo un'asola e lascerò questa libera perché praticamente vado a lavorare il punto basso in costo. Quindi prendo il mio cordino, realizzo la mia catenella per legarmi, ok, in questa maniera qui, e
entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa. Entro nel prossimo e lavoro un'altra maglia bassa fino ad arrivare dove abbiamo, vedete, l'altra maglia bassa qui. Quindi arrivo, vedete, nell'ultimo del fondo, ovviamente, entro, prendo il mio filo e lavoro la mia maglia bassa. Ok? In questa maniera qui. Adesso una catenella e giro il mio lavoro. Ovviamente il pannello non è proprio comodissimo da lavorare, quindi in video è un po' fastidioso, però vi posso dire che il risultato è veramente molto molto carino. Quindi io mi trovo così, vedete? Questo è il punto che ho lavorato, eccolo qua. Entro nel prossimo, semplicemente prendo due asole questa volta e lavoro il mio punto basso. Quindi entro nel prossimo e lavoro il mio punto basso ancora. Entro ancora nel prossimo e lavoro il mio punto basso fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo iniziato. Allora io arrivo alla fine, vedete, dove praticamente ho lavorato, vedete la catenella che potete magari a volte non vedere bene, ma non saltatela assolutamente, altrimenti poi non viene bene. E vado a lavorarmi il mio ultimo punto basso della rete. Ok, guardate, ecco qua. Ora una catenella e rigiro il mio lavoro, ok? Ovviamente adesso faccio un sacco di casino per girarlo perché con la telecamera davanti non posso girare comodamente. Io mi trovo così, aspettiamo che si metta a fuoco, ecco qua. Quindi questo, vedete, la catenella sarà il primo punto che ho lavorato. Ok, entro quindi nel prossimo, non in questo ma in questo, e lavoro un altro punto basso. Quindi continuo praticamente a punto basso per tutto il perimetro. Allora, io vi dovrete trovare calcolando la catenella, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Quindi quando girate, se contate la catenella, vi dovete trovare 21 punti, se non la contate, 20 punti. Quindi farete catenella, primo punto, girate, andate nel prossimo e vi dovete trovare 20 maglie basse, praticamente più una catenella. Ok? Spero di essere stata chiara. Allora ragazze, dovete proseguire in questa maniera qui semplice, proprio semplice semplice, per 45 giri. Ovviamente andate sempre a controllare più o meno l'altezza perché può darsi che se lavorate troppo stretto, magari dovete fare un giro in più. In genere, chi acquista il kit e lo stesso cordino si trova, però potrebbe capitare un cordino leggermente più elastico, potrebbe capitare, oppure avete già del materiale, quindi più o meno il vostro laterale dovrà essere praticamente l'altezza corrispondente al frontale davanti e dietro, ok? Quindi andate a proseguire per 45 giri e poi vi faccio vedere come proseguire. Allora, una volta che noi praticamente abbiamo completato i nostri laterali, dobbiamo andare a realizzare tutto intorno al nostro laterale un punto basso, perché questo ci servirà poi a legarlo al frontale sia davanti che dietro, ok? E come facciamo? Allora, semplicemente in questa maniera qui. Prendiamo il nostro uncinetto, vediamo se io riesco in video a farvi vedere bene. Penso di sì. Aspettate, facciamo così, spieghiamo. Lo spazio è poco. Ecco qua, penso che così si dovrebbe vedere meglio. Metto un po' a fuoco. Ecco qua, vediamo un po'. Ed ecco qua, ok. Allora, questo vedete è il primo punto dove noi abbiamo iniziato a lavorare, quindi la prima riga. Quindi io entro qua nel primo, prendo ovviamente il mio cordino e faccio la mia asola per legarmi al lavoro. Una catenella ed entro nel punto subito dopo, che è questo, e lavoro una maglia bassa. Ecco qua, entro nel punto ancora dopo e lavoro una maglia bassa. Allora, guardiamo bene, essendo nero, io devo guardare bene, anche perché, mi ripeto, le borse con la telecamera sono un po' più scomode da realizzare.
Entro vedete nel prossimo che è più visibile, man mano che saliamo sarà sempre più visibile, lavoro una maglia bassa. Entro ancora nel prossimo e lavoro un'altra maglia bassa. Di nuovo nel prossimo e lavoro un'altra maglia bassa. Ora proseguite così per tutto il laterale e poi negli angoli vi faccio vedere come proseguire. Allora, quando vedete che arriviamo nell'angolo, quindi vedete c'è il primo punto proprio, noi entriamo, lavoriamo una maglia bassa. Ok? E quindi siamo, vedete, ormai siamo belli dritti, dobbiamo curvarci, quindi lavoriamo una catenella e entriamo di nuovo nello stesso punto e lavoriamo la nostra maglia bassa. Quindi all'interno di questo punto andiamo a lavorare una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Entriamo nel prossimo e lavoriamo la nostra maglia bassa. Entriamo nel prossimo e lavoriamo la nostra maglia bassa. Ecco qua, vedete come viene la curva del nostro laterale. Eccola qua. Quindi adesso, quando incontrerete l'altro angolo, dovete girare tutto intorno. Quindi proseguite qui. Quando arrivate nell'angolo, lavorerete uguale, alla stessa maniera. Nell'ultima catenella una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa e vi girate e proseguite fino alla fine. E poi ovviamente tagliamo il nostro filo. Quindi io arrivo, vedete, nell'ultimo punto che ho iniziato, vedete che è come, ovviamente io qua quando ho girato non ho fatto altro che fare. Poi dopo, quando sono entrata all'interno, la catenella, no? Giustamente per girare. Allora io entro, vedete, nell'ultimo punto, quindi sarebbe l'ultimo giro, e lavoro la mia ultima maglia bassa. Ora i sistemi sono due e ve li dico entrambe. Potete tagliare abbondante filo, perché noi dobbiamo andare a cucire qua, ok? Oppure fare in questa maniera qui. Voi già siete legate, vedete? Semplicemente fate così. Dobbiamo andare a cucire questo laterale qua, in questa maniera qui. Ok? Noi dobbiamo andare a cucire. Quindi io prendo dove ho staccato il filo e questo lato qua, ok? Adesso io entro dal di fronte, che è qua, e vado a prendermi la solina. Però andrò a prendere solo ed esclusivamente questa qua interna. Quindi mi prendo, mi passo il filo sul davanti così, prendo solo l'asola di dentro, quindi quella là di dietro, vedete, la lascio libera, quindi faccio così, entro qua, prendo l'asola e la stringo così e vado a lavorare una maglia bassissima all'interno così. Ok? Poi la stessa cosa vado a fare col prossimo. Entro e lascio questa qui dentro al centro dell'asola. Allora aspettate, scusatemi, ho sbagliato a mettere il filo. Il filo deve stare così. Ecco qua, se no non riesco a prenderlo giustamente. Allora, quindi vi faccio rivedere. Entro qui al centro da questo lato e da quest'altro lato invece, vedete la V? Scusate perché questo cerotto non aiuta. Vedete la V? Io entro solo in quella che ho subito di fronte al centro, prendo il mio filo e chiudo a maglia bassissima. Quindi se non volete cucire con ago, potete fare questo sistema, è la stessa cosa. Quindi di nuovo io non prendo da qui, vedete, ma al centro, entro al centro e prendo una sola asola. E di fronte invece mi vado a prendere la prima, entrando sempre al centro, e vado a chiudere una maglia bassissima. Quindi facendo questo vi faccio vedere come viene la cucitura. Verrà una cucitura come se stiamo lavorando con l'ago, in effetti, vedete, chiudiamo. Quindi andiamo a chiudere tutto il nostro laterale fino ad arrivare qua. Vedete, qui abbiamo i manici e quindi chiudiamo questo laterale. Per l'altro laterale, ovviamente per quest'altro sarà la stessissima cosa, quindi decidete poi, ovviamente arrivate qua a questo punto dobbiamo tagliare per forza il filo, poi magari alla fine di un laterale potete anche non tagliarlo perché dobbiamo fare il contorno sopra, però ovviamente dobbiamo andare a attaccare due laterali, quindi decidete voi. O se non vi piace con l'uncinetto, come vi ho fatto vedere, semplicemente andate a fare
col lago, insomma. Allora, prima di chiudere, ovviamente, se desiderate foderare con la fodera in dotazione che vi darò, sarà molto molto semplice. Quindi il nostro pannello, vedete, è aperto così. Voi non dovete fare altro che appoggiare ripiegata la stoffa su questi bordi qua, quindi non dove dovete andare a lavorare. Quindi noi non appoggeremo qui dove dobbiamo poi entrare per cucire ovviamente i laterali, ma appoggeremo proprio qui, vedete? E su questi punti qua andiamo a cucire la nostra fodera. La stessa cosa sarà per i laterali, perché io vi consiglio di foderare prima di chiudere, se volete foderare. Se poi non volete foderare, potete lasciare anche stare, visto che l'interno, vedete, è di ecopelle, quindi insomma non scappa niente. Magari vi andate a foderare solo i laterali. Insomma, questa è una cosa personale. Nel kit in dotazione, per chi lo desidera, c'è anche la fodera già tagliata, quindi per chi desidera, insomma, mettere la fodera e vuole acquistarla già fatta, già pretagliata, c'è anche questa disponibile, ok? Niente, allora adesso andiamo a cucire ovviamente entrambi i laterali e poi proseguiamo. A questo punto ve lo voglio far vedere. Una volta che noi abbiamo cucito, io vi consiglio che se non siete esperti è meglio farlo con l'ago, ok? Perché altrimenti con l'uncinetto si vedrà troppo sotto l'apertura e quindi non andrà bene. Vedete, io ho cucito fin qua. Adesso io devo unire queste due parti, quindi infilo l'ago in questa maniera qui, ok? Entro, vedete, di fronte, così tiro e vado ad entrare di nuovo qui. E creo, come potete vedere, proprio come se avessi fatto un altro punto dove andremo a girare sopra per fare la nostra lavorazione. Ovviamente, scusate, sto andando davanti. Io ho fatto anche un video tutorial come si fa senza scalino per chiudere, quindi vedete là. Poi tiro così e vado a nascondermi all'interno del cordino il mio lavoro, il mio filo, scusate. Ok? Vedete? Deve essere tutto lineare così per tutto il giro della borsa, quindi per tutte le parti dovrà essere lineare. Adesso andiamo a salire sopra e quindi si allinea ancora di più. Però voi dovete cercare già di essere abbastanza lineari, altrimenti poi il lavoro non verrà bene. Una volta che avete nascosto il filo dentro, siccome ha dell'acetato dentro, lo sapete, fate con un punto di accendino e attaccate bene il punto all'altro cordino. Allora, una volta che abbiamo chiuso bene tutti i nostri lati, non dobbiamo fare altro che se abbiamo deciso di foderarla prima, la foderiamo prima. Siccome il mio pannello è già tagliato, io la foderò dopo, quindi non ho nessuna difficoltà a foderarla dopo. Allora, ci leghiamo, vedete, in un angolo della borsa, quindi al centro qua, e andiamo ad effettuare dei giri di maglia bassa. Quindi io creo il mio primo punto ed entro in ogni punto a maglia bassa. In questa maniera qui, quindi entro in ogni punto e mi lavoro una maglia bassa. Quindi vado a fare questo lavoro in circolo, in tondo, fino ad arrivare dove praticamente ho, vedete, fatto la prima catenella. Quindi giro in questa maniera qui, vado proprio ad allineare il bordo della borsa. Quando arrivo, vedete, a questo punto, io devo entrare in questo punto qua, che è dove ho praticamente chiuso il filo, quindi non devo saltare nessun punto. Entro in quest'altro, vedete se ce ne sono due, ma penso ce ne sia solo uno qua, eccolo qua, ed entro nel prossimo. Quindi vedete, si va proprio ad allineare il lavoro, ok? Quindi voi dovete proseguire in questa maniera qui per tutto il giro fino ad arrivare dove praticamente noi abbiamo iniziato. Allora, una volta che praticamente siamo arrivati dove io ho realizzato, vedete qui la mia catenella, entriamo negli ultimi punti da lavorare a maglia bassa. E
proprio all'interno, vedete, della catenella entriamo così e chiudiamo maglia bassissima. Ecco qua. Adesso realizziamo un'altra catenella e da capo continuiamo con i nostri giri di maglia bassa o maglia bassa in costo, vedete come preferite, questa è una questione di preferenze. E ad ogni giro ci andremo a chiudere praticamente sulla nostra catenella. Ora io vado a fare un tot di giri perché è la prima volta, insomma, che faccio questo tipo di modello e quindi poi vi dirò praticamente quanti giri dovete fare più o meno, quanti centimetri più o meno ci dobbiamo sollevare. Allora ragazzi, come potete vedere, io ho realizzato due giri di maglie basse e due giri di maglie basse però in costa. Ok? Adesso a questo punto, per terminare la nostra borsa, realizziamo, una volta che abbiamo chiuso maglia bassissima, una catenella ed entriamo, vedete, sempre a coste, ma lavorando delle maglie bassissime. Quindi così tiriamo praticamente direttamente il filo. Entriamo in ogni maglia e tiriamo la nostra. Ok? Questo darà praticamente un po' di compattezza al bordo superiore della borsa. Quindi proseguite in questa maniera qui e arrivate alla catenella dove vi chiudete e la nostra borsa è finita. Allora, a questo punto io adesso non so se chiudere con delle semplici calamite da cucitura, ve lo farò vedere nell'anteprima, o fare un video per la cerniera. Quindi adesso, insomma, andiamo a chiudere la borsa che, come vedete, insomma, è venuta molto carina e decidiamo come fare la nostra chiusura. Fatto questo, io vi metterò un video sia o per la chiusura a calamita oppure, insomma, per la cerniera. Io vi saluto e al prossimo tutorial.